Buon pomeriggio a tutti, sono le ore 14 dell'8 di settembre, una piccola anticipazione rispetto all'orario annunciato delle 14.30 perché sono in viaggio, sono appena tornato da Padova, poi questa mattina ho fatto la festa dell'unità a Milano con i miei colleghi parlamentari, abbiamo avuto occasione di parlare dell'opposizione che il PD sta facendo in Parlamento direttamente con i cittadini alla Darsena qui a Milano. Cosa buona, anche perché mi pare che non sempre i giornali riportino, insomma, con grande dovizia di particolari le cose che stiamo facendo, che secondo me invece meritano di essere raccontate. Questa sera sarò invece a Reggio Emilia, con inizio alle ore 21, e quindi l'inizio della diretta è dovuto al fatto che nel pomeriggio dovrò partire, quindi mi era un pochino più comodo prendermi in questa mezz'ora di anticipo. Quindi vi scuso per esserci spostati. Domani, che è domenica, ci vedremo alle ore 17, il solito orario festivo, quello scelto per non, come dire, interferire con i vostri pranzi familiari. Come al solito vi chiedo di pigiare questa freccetta dove c'è scritto condividi, come sapete se lo fate in questo preciso istante servirà a far arrivare più persone a questo nostro incontro, se invece lo farete sul video che resta online su YouTube, sul mio blog ivanscalfarotto.it o su questa pagina Facebook, comunque servirà anche appunto se siete in differita perché altri possano guardare insomma quello che ci siamo detti. Finiti i convenevoli, oggi di che cosa si vuol parlare? Ahimè, anche se preferirei evitare, credo non si possano appunto non fare due parole sulle ultime acrobazie, sulle esternazioni, sulle esibizioni, non so più come definirle, di Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio. Come sapete, ci sono in ballo questioni grosse con la magistratura. La Lega deve restituire 49 milioni di euro, ce lo siamo detti anche nei giorni precedenti, dovuti a, diciamo, proventi di reato, quindi soldi indebitamente percepiti che la Lega ha ricevuto e che la magistratura ritiene abbia anche utilizzato o nascosto. Insomma, è stato dato mandato alla magistratura di reperirli ovunque essi siano e quindi di sequestrare queste somme. Ma Salvini ha ricevuto anche appunto un avviso da parte della magistratura siciliana per via appunto delle ultime sue questioni legate alla 18 e quindi al trattamento, diciamo al trattenimento forzoso di queste persone contro la loro volontà, peraltro anche in una situazione stranissima perché si trattava di una nave italiana che voleva entrare in un porto italiano, quindi erano già sostanzialmente sul suolo italiano e quindi la privazione della libertà di queste persone è stata configurata, almeno per il momento, come un potenziale reato anche molto serio. Ora, io in premessa vorrei dire una cosa, che secondo me parlare delle discussioni tra Salvini e la magistratura è un pochino come parlare delle discussioni tra Berlusconi e la magistratura diciamo, nella scorsa fase politica, nella fase politica precedente, tant'è che anche il Movimento 5 Stelle, e di questo parleremo, come commento ha detto cerchiamo di non tornare alla Seconda Repubblica, dicono loro. Io dico che l'avversario politico, non si combatte per via giudiziaria e quindi io non vorrei tanto, diciamo, combattere per via giudiziaria Salvini e ritorcergli contro le accuse della magistratura, perché secondo me la prima cosa da dire è che Salvini e il governo di cui fa parte, che sostanzialmente capeggia, diciamo, di cui è il leader di fatto, hanno delle cose politicamente serie, da cui difendersi e, difendersi presso gli elettori più che verso i magistrati. Mi riferisco a promesse elettorali fatte, durante la campagna elettorale in modo molto anche plateale. Ricordate la promessa di cancellare tutte le accise sulla benzina nel primo Consiglio dei Ministri? Ecco, a me piacerebbe dire a Salvini, scusa, ma queste accise quando le togliamo? Ecco, oppure la promessa di rimandare indietro 100.000 migranti, 100.000 clandestini o migranti all'anno per un totale di 500.000 in 5 anni. Questi numeri non mi pare che ci siano, né mi pare che ci siano le coperture per eliminare di colpo la legge Fornero, come è detto si sarebbe fatto anche lì nel primo Consiglio dei Ministri, o di introdurre la flat tax. Sappiamo che il governo sta arrabattandosi, cercando di trovare i soldi per fare tutto questo. Quindi la prima cosa che io direi a Salvini è: caro Salvini, tu hai una linea politica fallimentare e copri con, diciamo, dei fumogeni
quello che è un fallimento politico, e di questo devi giustificarti con i tuoi elettori. Io penso che questo dobbiamo dire. Quel 32%, 33% che i sondaggi ci dicono vogliono votare per la Lega, a queste persone io vorrei dire: guardate che Salvini parla molto, ma poi fa veramente pochissimo. E questo dovremmo fare strada facendo. Se non che, più che le questioni giudiziarie, quello che mi preoccupa, e quindi tolti gli aspetti politici delle promesse non mantenute o non mantenibili, che mettiamo da parte, anche se sono la prima cosa, quello di cui vorrei parlare oggi, appunto, non è tanto l'avviso, diciamo, il fatto che Salvini rischi la galera, non mi interessa. Quello che mi interessa è il ragionamento che lui fa rispetto al fatto che lui è stato eletto e i magistrati no. Perché mi interessa farlo? Perché c'è un tema, diciamo, proprio di teoria della politica, sul quale qui ci scontriamo, sul quale io e il Partito Democratico abbiamo una posizione completamente diversa, ma non soltanto il Partito Democratico, perché io penso che anche partiti di destra, diciamo tradizionale, di destra liberale, di destra europea, non so, John McCain, che è da pochi giorni appunto deceduto, sicuramente immagino sarebbe stato d'accordo con quello che sto per dire. E quello che sto per dire è che quando si discute di democrazia, la democrazia sta non tanto nel dare il potere al popolo e quindi nel consentire alla maggioranza di governare, ma sta in quei limiti che impediscono gli abusi della maggioranza. Questo è il punto. Cioè, essere votati ed avere anche un notevole consenso elettorale non significa in nessuno stato democratico che si diventa padroni del vapore, padroni dello Stato. L'articolo 1 della Costituzione, e abbiamo avuto modo poi tanto di discuterne quando eravamo nel lavoro della riforma costituzionale, l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, e questo appunto durante la riforma costituzionale ce lo siamo sentiti dire molto, però chi cita l'articolo 1 della Costituzione dicendo che la sovranità appartiene al popolo fa un lavoro un po' disonesto intellettualmente perché si dimentica di leggere il prosieguo dell'articolo 1 della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti, parola importante, limiti della Costituzione. Quindi la Costituzione assegna la sovranità al popolo, ma dice anche al popolo: guarda popolo, o maggioranza del popolo, tu puoi fare tutta una serie di cose, ma le devi fare in queste forme e con questi limiti. Cioè c'è un limite che sta alla maggioranza, quindi alla volontà popolare espressa dal principio di maggioranza, che è il fatto che dentro le democrazie liberali esistono quelli che gli inglesi chiamano checks and balances, cioè controlli e bilanciamenti. Controlli e bilanciamenti che servono a proteggere le minoranze, ma che servono anche a stabilire che sulla maggioranza devono esserci dei controlli, checks. Devono esserci quindi delle autorità indipendenti che non sono elette dal popolo, che però stanno lì, che vengono elette con principio democratico in un altro modo, pensate alla Corte Costituzionale, oppure che non sono proprio elette come la libera stampa, che deve essere naturalmente tutelata, deve essere in grado di fare il suo mestiere di controllo del potere politico, e tutto questo la Costituzione lo protegge. Allora, nel momento in cui Salvini dice: io sono stato eletto e quindi sono sovraordinato a coloro i quali dovrebbero fare quei checks and balances, cioè quei controlli, quei controbilanciamenti, in realtà propugna una forma di Stato che non è più lo Stato democratico che conosciamo. È uno Stato che Orbán, il suo amico, definisce democrazia illiberale. Cioè loro dicono: è pur sempre una democrazia perché il demos, il popolo decide, ma è illiberale perché elimina tutti quei controlli e quei bilanciamenti che creano la libertà, che danno la libertà, che consentono a chi ha perso le elezioni, per esempio, di riorganizzarsi per vincere la prossima volta in una partita equa e quindi protegge la libera stampa, protegge la possibilità di informarsi, protegge appunto gli organi che controllano la legittimità costituzionale delle leggi o che controllano le voci di spesa. Tutte quelle cose che o le minoranze religiose, le minoranze etniche, le minoranze per orientamento sessuale, tutti quei gruppi che potrebbero essere, diciamo così,
penalizzati dal vivere in una democrazia cosiddetta illiberale o in una non democrazia, diciamo in un regime totalitario, parliamoci chiaramente. Quindi il problema è veramente questo. Non è tanto, quindi secondo me, la questione dei reati commessi, dei quali Salvini ovviamente discuterà con la magistratura nelle sedi opportune, ma in sede politica io devo rilevare che questa è una grossa differenza. E devo rilevare che il Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, diciamo, non si discosta da Salvini. Cosa ha detto, appunto, come dicevo prima, il Movimento 5 Stelle? Ha detto non ricadiamo nella Seconda Repubblica, ma è un modo, diciamo così, molto relativo di prendere le distanze. È un modo relativo quello che ha appunto adottato il presidente del Consiglio Conte, docente di diritto, addirittura aspirante a una cattedra all'Università di Roma in questi giorni, come sappiamo, no? Che invece di andare in Consiglio dei Ministri studia per l'esame, ma insomma, cose mai viste al mondo, succede di tutto in questo nostro povero paese. Il quale, tra l'altro, a proposito dei 49 milioni, un'altra battuta di Conte che mi piace sottolineare, quando Conte ha detto: ma come si fa a fare politica senza soldi? Bisognerebbe chiederlo a Grillo, che ha diciamo così, ha predicato in un certo senso il fatto che la politica bisognava farla senza soldi, e forse noi abbiamo anche delle volte sbagliato ad andare un po' dietro a questa china demagogica. Io adesso voglio fare anche la mia autocritica, giustamente. Però molto, molto singolare, appunto, che il Movimento 5 Stelle non prenda nessuna posizione. Questo conferma la sua natura di partito, secondo me, illiberale anche lui. Ma c'è da dire anche che il Movimento 5 Stelle, che tanto si è erto a paladino dei giudici, della magistratura e della famosissima onestà, in realtà sta balbettando parole abbastanza senza senso. Quindi questo per chiarire anche a quella parte dei commentatori e anche dei politici che pensano che ci sia un pezzo del Movimento 5 Stelle col quale bisognerebbe trattare, ecco, chiariamo che non è possibile. Il Movimento 5 Stelle non è un partito che ha un'anima di sinistra, come qualcuno dice. Il Movimento 5 Stelle è un partito assolutamente monolitico, dove la linea è una, dove non è ammessa nessuna autonomia di pensiero, non è ammessa nessuna dissidenza. Sapete benissimo che chi non la pensa come si stabilisce a Milano alla Casaleggio Associati viene espulso dal Movimento 5 Stelle e ammazzato sui social media dai troll grillini, che sono, come sapete benissimo, piazzati all'interno dei social media della rete. Quindi questa è la situazione, e io credo che sia importante che ne siamo consapevoli. C'è in atto il tentativo di modificare la natura stessa della nostra democrazia e di trasformare questa nostra democrazia liberale in un regime sostanzialmente totalitario. Questo io credo che sia una questione della massima importanza, della quale tutti si dovrebbero occupare, e per questo voglio ricordarvi che il 30 di settembre c'è la manifestazione a Roma, alla quale appunto vorrei invitarvi personalmente, ma in generale questo è anche un impegno, vuol dire un appello all'impegno civico, che le persone nel Partito Democratico o fuori tornino a far politica direttamente, personalmente, perché ciò che ci stiamo giocando sono i valori di libertà che stanno scritti nella nostra Costituzione, quelli sostanziali, quelli che la lotta partigiana ci ha dato vincendo contro le forze nazifasciste, e trasformare uno Stato che, naturalmente, oggi Aldo Cazzullo su Repubblica dice: non facciamo l'errore di omologare Salvini a Mussolini. Non è questo, è chiaro che i tempi sono cambiati, è chiaro che il totalitarismo aggiorna le sue metodologie e mette dei vestiti alla moda, non mette i vestiti del secolo scorso, ma questo non significa che sia meno rischioso e non fa venir meno, appunto, l'invito e l'obbligo che ciascuno di noi, che si faccia politica o meno professionalmente o attivamente, di scendere in piazza, di essere in strada, di impegnarsi socialmente per la difesa di quei valori che non appartengono soltanto alla sinistra, che appartengono alla democrazia. Io voglio chiudere invitandovi a vedere questo bellissimo discorso che Barack Obama ha fatto a Chicago agli studenti dell'università, del sistema universitario dell'Illinois, e nel quale dice appunto questo, che in America è importante votare, registrarsi per votare, perché ciò che è in gioco alle elezioni di midterm che ci saranno tra poco è appunto
quei valori che univano Barack Obama e John McCain, che sono stati rivali fortissimi, ma che hanno sempre preservato i valori costituzionali di libertà della Costituzione americana, io penso che la situazione in Italia sia molto simile. Quindi da noi ovviamente si vota di più, c'è una maggiore affluenza alle urne, non ci sono elezioni per il momento in agenda prima delle elezioni europee, ma questo non significa che l'impegno politico di ciascuno non sia veramente molto 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 urgente in questa fase. Io mi fermo qui, parto per Reggio Emilia, vi ricordo come al solito di pigiare la freccina dove c'è scritto condividi anche sul video che resterà di questo intervento su YouTube, su ivanscalfarotto.it e sulla pagina Facebook, e vi do appuntamento per domani, domenica, alle ore 17. Nel frattempo vi auguro un eccellente sabato sera con i vostri cari, i vostri amici, divertitevi. Ciao!